24 luglio 1931. Nasce a Bergamo Ermanno Olmi, regista e sceneggiatore. Nato da una famiglia contadina e profondamente cattolica, con il suo lavoro Olmi privilegia sempre i sentimenti delle persone semplici e il rapporto con la natura, esaltando i valori legati alla civiltà contadina. Uno dei suoi film più riusciti è L'albero degli zoccoli, che si aggiudica la Palma d'Oro al Festival di Cannes e il premio César per il miglior film straniero. Nel 1988 Olmi si aggiudica il Leone d'Oro a Venezia con La leggenda del santo bevitore, basata sull'omonimo racconto di Joseph Roth, e nel 2008, sempre a Venezia, gli viene assegnato il prestigioso Leone alla carriera. Muore ad Asiago nel 2018. Il cinema oggi, un certo cinema, soprattutto quello dei piccoli produttori, degli autori, no? Non avrebbe spazio nel cinema commerciale, i costi sono insopportabili. Ecco, una volta ogni film aveva il cosiddetto sfruttamento in profondità, dopo le prime visioni arrivava alle salette di periferia. Ecco, ora le prime visioni sono occupate in maniera massiccia dai colossal, no? E lo sfruttamento in profondità non c'è più, in quanto la televisione copre questo secondo momento. Quindi, come dire, la televisione in un certo senso è entrata per prima nell'area del cinema, occupando questo spazio di consumo cinematografico. Certo. Del resto, se noi facciamo i conti, la televisione manda in onda almeno due film italiani, due film alla settimana, la televisione italiana. Quindi sono 108 film, quando va bene, quando non ce n'è di più. Ecco, in fondo, mandando in onda 108 film all'anno, è anche giusto che, anziché limitarsi ad essere distributrice passiva, diventi invece momento preciso, decisionale alla fonte, quando si progettano i film. Quindi direi che le due cose coincidono proprio perfettamente. Ecco, io adesso non voglio riprendere i discorsi che il maestro Rossellini ha fatto tante volte, ma tutto quanto poi si dice sulla distinzione del mezzo, la televisione una cosa, il cinema un'altra, insomma sono molte chiacchiere che riempiono la serata degli intellettuali così d'occasione.